Salve a tutti, Watchikabari, e benvenuti su Five Nights at Andy's 2. Eh sì, come ben sapete, io ho completato il primo capitolo e adesso sono qui con il secondo. Allora, iniziamo subito e come ben vedete lo schermo non è tutto intero. Perché comunque ho deciso che i miei gameplay di questa serie, se farò anche il terzo, saranno in questo modo. 5 notti in una vecchia fabbrica ancora. What else people will think? Oppure le persone penseranno che te sei una gallina. Spaventato? Cosa servono questi telefoni? Sono molto importanti. Perché grazie a questi telefoni possiamo, beh, attirare gli animatronics. Sì, come il audio di Five Nights at Freddy's 3. Esatto. Ragazzi, allora, come sapete, le notti di questa saga durano veramente tanto. Ok, c'è una conne. Aspetta, c'è qualcuno qui. Oh! Cindy! Raga, c'è Cindy. Lei è Withered New Cindy. Diciamo, non lo so. È veramente bella. Raga, io ritengo che Cindy sia un animatronic stupendo, è una gatta, è bella, anche nella sua versione rotta è fatta benissimo, ragazzi. Infatti. Allora, siamo all'una del mattino, molto molto interessante, ragazzi. Prima notte siamo contro Cindy e non contro Candy. Torna subito qua, se ci riesci. Brava. State molto attenti a non lasciare il telefono troppo acceso. Perché se no, se il telefono rimane troppo, diciamo, in questo modo, rosso, se rimane troppo poi si disattiva e poi non lo potete usare. Ormai dovete aspettare un po' prima che si riattivi. Ti ho vista? Brutta Cindy. Non arriva. No, meglio. Oh, Cindy, torna qua. Tacciatiniccia. Ecco. Ecco, adesso è nero e quindi non posso più usarlo perché il telefono ha squillato troppo. Nella camera 14. Allora, Cindy, non ci siamo bene capiti. Tu non puoi venirmi a prendere, hai capito? Non puoi. Siamo alle 3 del mattino, ragazzi. L'ora vola molto di più velocemente rispetto al primo capitolo, che mamma mia. Eh no, ti ho detto di andare indietro, Cindy. Brava, così si fa. Bravissima. Favolosa. Ok, molto bene. Non fare la cattiva. Non fare la cattiva. Guarda, c'è pure lo schermo qui del che è spaccato. Allora, raga, adesso vediamo un attimo se ce la facciamo, eh. Meglio, sta attenti. Torna qua. Sono le 5 del mattino, ragazzi. Cindy. Oh mio Dio, Cindy, dove cazzo è? Cindy, vai da questa parte. Ok, è arrivata. La prima notte è facile. Cioè, ce la potete fare. Dovete fare solamente attenzione a non perdere di vista la gatta viola. No? Allora, senti, computer, dobbiamo collaborare, ok? Dove è andata? Ok, è ancora qua. Quando è che arrivano le 6? Oh, mamma mia! Ehi! Oh! Ok, VSD Headspace. Ok, raga, siamo Chester, la scimmia. Oh! Ah, va bene, questa raga è la pizzeria del primo Fnac. Yahoo! Beh, che dire, c'è una chiave. Questo, sì, me lo ricordo. È l'ufficio. Porta a porta e lì c'è la vetrata di Blank. Cosa c'è da questa parte, ragazzi? Non lo so. Sto controllando. Andiamo un pochino in giro ad esplorare. Qua sono delle macchine della sala giochi. Questa è l'arcade room, giusto? Mi sa di sì. È qua sopra. Che cosa c'è? Ok, ok, va bene. Eh sì, come già vi ho detto, quella Cindy che abbiamo incontrato prima era la Cindy nuova.
Quindi la Cindy vecchia è stata buttata via e quindi forse c'è un Candy nuovo. Però di Chester non c'è nessuna nuova versione. E se io ho trovato una chiave. E esplosione completa. Ragazzi, io direi di concludere qua questo episodio. Quindi, gente, questo è tutto e ciao ciao!